Nel febbraio del 1917, in piena guerra mondiale, Mata Hari, la celebre danzatrice, viene arrestata sotto la pesante accusa di spionaggio. Lo Stato Maggiore francese affida l'istruttoria del caso Mata Hari al procuratore militare Capitano Bouchardon, che riceve dalle mani del Capitano Ladoux, capo del Deuxième Bureau, il servizio segreto francese, il dossier relativo agli indizi raccolti contro la danzatrice. Bouchardon ricostruisce la vita di Mata Hari dall'epoca del suo matrimonio con il maggiore dell'esercito coloniale olandese, MacLeod, al suo arrivo a Parigi, ai suoi eccezionali successi sui palcoscenici europei della Belle Époque. Nel 1910 Mata Hari incontra il colonnello tedesco Karl von Brandt tramite Van Houdemaker, un ambiguo agente segreto professionista da lei conosciuto durante il suo primo viaggio a Parigi nel 1905 e divenuto ben presto intimo amico e generoso finanziatore della danzatrice. Ma von Brandt era a quell'epoca il capo dell'Abteilung, il servizio segreto tedesco, e rappresenta uno dei capisaldi dell'accusa del capitano Bouchardon contro Mata Hari, che ha ricevuto a più riprese denaro da von Brandt ed è stata da questi, subito dopo lo scoppio della guerra, coinvolta nello spionaggio tedesco. Un'altra pericolosa amicizia di Mata Hari è rappresentata dal console tedesco ad Amsterdam, Herr Kramer, in realtà agente dell'Abteilung, agli ordini di von Brandt e del suo diretto superiore Schunke, un borghese che è stato messo a capo dei servizi segreti germanici subito dopo lo scoppio della guerra. Kramer ha addirittura fatto seguire a Mata Hari un corso di preparazione professionale di spionaggio. Ma la danzatrice si difende asserendo che fino a tutta l'estate del 1914 lei aveva ignorato la vera identità di von Brandt e di essere stata costretta a recarsi ad Amsterdam da Kramer perché era a quella condizione che i tedeschi l'avrebbero lasciata raggiungere Parigi. Ma perché Mata Hari voleva tanto tenacemente ritornare a Parigi in piena guerra? Bouchardon afferma perché voleva fare la spia a favore dei tedeschi. Mata Hari replica. Lei voleva rivedere Vadim Maslov, il tenente russo che combatteva nell'armata francese e di cui la danzatrice era sinceramente innamorata. Però Kramer consegnò a Mata Hari ad Amsterdam due bottigliette di inchiostro simpatico che la polizia francese ritrovò nel suo appartamento parigino. Mata Hari afferma di avere distrutto queste due boccette e l'avvocato Clunet, il suo affettuoso difensore, insinua che quelle boccette potrebbero non essere le stesse che Kramer aveva consegnato ad Amsterdam a Mata Hari. Bouchardon non raccoglie l'insinuazione. Resta fermo nel proprio convincimento, deciso a non subire in nessun modo il fascino che Mata Hari tenta di esercitare su di lui. Così resta scettico e indifferente quando Mata Hari insiste nel ripetere che il suo ritorno a Parigi nell'estate del 1916 non aveva nulla a che fare con lo spionaggio. Il vero movente di quel ritorno, secondo Mata Hari, fu l'amore. L'amore. Le sembra impossibile, vero? Era il 1916, in piena guerra.
Ma era anche settembre. E c'erano i boschi, i fiori, l'aria mite. E Vadim. Lei, Bouchardon, ha mai amato qualcuno? Io sto conducendo un'inchiesta su un caso di spionaggio in tempo di guerra, signora Zelle. Non sugli amori di una danzatrice esotica. Non è la biografia di Matari che devo scrivere, ma una sentenza istruttoria. Mi scusi, ma è lei che mi costringe a ricordarglielo. Io ho vissuto solo per l'amore per la danza, capitano. E se lei non si rende conto di questo, scriverà un sacco di menzogne nella sua sentenza istruttoria. Ma io non le permetterò di distruggere la mia vita, di farla diventare lo squallido calcolo di una spia. No, lei deve ascoltarmi. E mi guardi in faccia. O ha paura di leggermi la verità. La verità. Può darsi. Anche i bambini qualche volta dicono la verità, ma sono spesso verità inutili, perché parziali, soggettive, distorte dall'infanzia. Non è colpa mia se lei non è cresciuta, signora. Ma dove poco fa lei affermava che noi militari siamo provvisori in tempo di pace, non dicevo una sciocchezza, perché il tempo di pace è provvisorio. Il mondo in pace è come un gran giardino d'infanzia, dove noi militari, anche se provvisori e decorativi, ci consideriamo un po' come gli unici adulti. E quando la pace se ne va, e allora anche i bambini devono crescere e diventare adulti in fretta se non vogliono soccombere, perché l'infanzia è finita. Lei non si è accorta in tempo che la pace era finita. I militari non erano più quei bei giocattoli con i quali fare l'amore, come dice lei, ma che era venuto il loro momento di agire. Non è colpa mia se Matari, con l'incoscienza di una bambina, la danzatrice, è diventata una spia. E poi non l'ho inventata io la guerra. Io se te vorrei un bicchiere d'acqua. È un vero peccato, capitano, che io non l'abbia conosciuta in tempo di pace, nel suo giardino d'infanzia. Perché quando vuole la sua conversazione... È intelligente, vero? Anche Clunet, l'ultima volta che è venuto a trovarmi, ha trovato il modo di dirmi che mi reputa un uomo intelligente. Cos'è, un tentativo di corruzione? Non vi stupisce proprio tanto che un militare possa avere un cervello? A me basterebbe che sotto la sua divisa ci fosse un cuore, capitano. Ma è possibile? È possibile che lei non creda nell'amore fino al punto da escludere che una donna come me possa aver agito almeno una volta nella sua vita per amore? Proprio perché una donna come lei... Ma vedo che lei stessa se ne rende conto. Non è facile, signora Zelle. Non è facile immaginare che una donna come lei, ammirata, corteggiata, adulata, che ha avuto ai suoi piedi duchi, principi, marchesi, il figliolo del Kaiser, quanto dicono, dopo aver preso contatto con il servizio segreto germanico, improvvisamente si ricordi di un giovane tenentino per correre nelle sue braccia, guarda caso, proprio in zona militare. Andiamo via, chi le crederebbe? Chiunque una volta nella vita avesse amato. Certo, le modiste, le sartine, ma non io. Io non le credo, signora, e non le crederei neppure di fronte all'evidenza. Per lei l'amore è soltanto piacere, calcolo,
Lei ha avuto un solo amore nella vita, il denaro. E non lo neghi perché l'ha confessato lei stessa a me. Spendeva in una sera quello che io guadagnavo in un anno. I suoi amanti non si degnerebbero di ricevermi, sicuro. Io sono povero, loro sono ricchi. Lei non sa dove sia di casa l'amore. Lei ha amato solo se stessa. E lei sarebbe un adulto, vero? Se stessa il denaro. Ha accettato di fare la spia perché era l'unico modo per lei di continuare a guadagnare molto denaro anche durante la guerra. Sulla pelle dei nostri soldati al fronte. E a Vittel. A Vittel ci è andata per raccogliere notizie sulla nostra aviazione militare. Ma io a Vittel non mi sono mai allontanata dall'albergo e dall'ospedale. Gliel'ho già detto. E non ho mai messo piede neppure da lontano nella zona degli hangar. E poi senta, perché non lo chiede ai due segugi che Radu mi aveva messo alle calcagna? È così? Lei ne era informata? Ma se ne era al corrente tutto l'ospedale. Credo che ne stiano ancora ridendo. Dubito che a Vittel ci sia qualcuno che abbia ancora voglia di ridere. Lei l'8 settembre 1916 raggiunse Vittel. È strano, ma neppure lei riesce a turbare certi ricordi. Ho creduto di morire quando ho saputo. Anche ero stato ferito. Posso ancora guardarti, amore. Sono stato fortunato. Ma tu come hai fatto a venire? Oh, sarei venuta molto prima se avessi saputo. Ti fa tanto male, caro. Adesso no. Lo sai che vedo tutto piatto, in due dimensioni. Meglio. E così non ti rimanderanno più al fronte, no? Del resto sei bellissimo con la benda, caro. Non parliamo ora del fronte. Perché? Non è vero che non ti rimanderanno più al fronte? Non ne parliamo ora. Roy, lo sai che posso uscire dall'ospedale? E stasera possiamo cenare insieme in albergo. Di la verità che questo non te l'aspettavi. Oh, caro. Mi spiace disturbarla, tenente. Ma è l'ora della medicazione. Un attimo, Solange. Vengo subito. Solange. La chiami per nome? Solange. Solange. Questa è Matari. La mia fidanzata. Molto lieta. Vede come...